SIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di Med Café SRL, una torrefazione campana proprietaria dei marchi Camo e Roco, e ci troviamo in compagnia del neo responsabile marketing dell'azienda. Francesco, benvenuto. Grazie mille. Francesco Giardino è alla sua prima esperienza con le nostre interviste, ma è anche appena stato nominato responsabile marketing dell'azienda. Tu da quale percorso arrivi? Allora, io ho studiato economia e commercio all'Università LUC in Castellanza e, finiti gli studi, ho deciso di voler intraprendere questo percorso insieme ai miei genitori, data la grande passione che mi hanno trasmesso. Il vostro possiamo dire che è un vizio di famiglia, perché tuo nonno è stato uno dei fondatori di uno dei marchi più celebri in Italia, Caffè Chimbo. Assolutamente sì, si può dire che la storia della mia famiglia si intreccia da tre generazioni con la storia del caffè, e sono orgogliosissimo appunto di rappresentare la terza generazione di torrefattori della mia famiglia. È un mestiere certamente non facile, perché in Italia ci sono più di 800 torrefazioni professionali e più di 500-600 artigianali. Voi siete appunto detentori di due brand, Camo, che è destinato più al settore Horeca, al settore bar, e Roco, che è più destinato alla distribuzione automatica, vending, OCS. Assolutamente sì, diciamo che appunto il mercato è molto saturo, il mercato del caffè, ma noi siamo convinti dei nostri prodotti, della qualità del nostro lavoro, della nostra esperienza, quindi piano piano ci ritaglieremo le nostre fette di mercato, insomma. Per quanto riguarda Camo, giustamente, come accennavi prima, siamo più incentrati sulla linea bar, distribuiamo appunto la nostra linea bar, è sia destinata al mercato italiano ma anche al mercato estero, che guardiamo con grande appetibilità, mentre appunto per quanto riguarda Roco siamo più propensi al mercato dell'OCS e del vending. Io ho notato che nel frattempo anche Camo realizza dei prodotti in formato monoporzione, scegliendo per lo più il formato cialda, il formato ESE da 44 mm. Sì, assolutamente, infatti è da pochissimo che abbiamo cominciato con la linea delle capsule, e proprio per lanciare i nostri prodotti abbiamo ideato da poco, abbiamo realizzato un sito e-commerce in modo tale da poter raggiungere i nostri clienti anche a casa con più facilità. Worldwide. Worldwide, ovviamente, sì, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ecco Francesco, allora per poter assaggiare il prodotto realizzato e a marchio Camo e a marchio Roco, per tutti coloro che sono dall'altra parte, qual è la casella di posta elettronica a cui è possibile scrivere e quindi entrare in contatto con voi per richiedere maggiori informazioni, chissà, magari ponendo le basi per una nuova relazione commerciale? Allora, abbiamo sia un indirizzo mail chiaramente per Camo che per Roco, sono entrambi info@, uno è seguito da Caffè Camo e l'altro invece da cafferoco.it. Poi se gli spettatori gradiscono possono anche visitare il sito medcaffè.it, dove possono visualizzare i prodotti e anche ordinarli in modo tale da avere un primo assaggio a casa prima di prendere delle decisioni commerciali più importanti magari. Ecco, anche voi immagino non abbiate dei limiti per poter ordinare appunto i prodotti, un po' come se fossero delle prove prima di passare a una relazione commerciale nel vero senso della parola. Sì, assolutamente sì, non abbiamo un numero minimo di box da dover ordinare, l'unica cosa è che se viene effettuato un acquisto di 30 euro o maggiore e la spedizione la offriamo noi. E allora Francesco, io ti ringrazio, non ho visto qui
niente che vada a richiamare il colore azzurro della squadra del Napoli. Ti posso chiedere perché? Ne stanno parlando tutti in questa fiera, anche amici che ho intervistato che sono tifosi del Torino, della Juventus, dell'Inter, del Milan. Come mai? Beh, diciamo che per Camo è una questione cromatica, perché il nostro logo presenta dei colori sulla tonalità del bordeaux, del giallo, quindi andrebbe troppo in contrasto con il marchio di Camo. Per Rocco invece ci stiamo lavorando, prossimamente faremo qualcosa di appunto più compatibile con i colori di Napoli. Ecco, lo immaginavo, grazie Francesco, grazie mille. E beh, a questo punto allora non posso che dire forza Napoli. Ciao Francesco. Arrivederci, grazie a tutti.